trovati a Cavallo Magazine, 125esima edizione di Fiera Cavalli. E questa mattina stiamo parlando di cultura. Stiamo parlando di cultura equestre in una maniera, se posso così azzardare, un pochino diversa dal solito. Intanto abbiamo delle ospiti d'eccezione, dei volti noti del mondo equestre. Abbiamo Maria Lucia Galli, abbiamo Annalisa Parisi e abbiamo Marta Fusetti. Queste persone sono accomunate, per quanto ci concerne in questa chiacchierata, dal fatto di aver prodotto un libro. Abbiamo Il cavallo e l'uomo di Maria Lucia Galli e abbiamo I tesori della biodiversità, ancora appena uscito sa di stampa, di Marta Fusetti e Annalisa Parisi. Il tema che lega questi due volumi è ovviamente la passione per il cavallo, vissuta non come un aspetto modaiolo, non come un'apparenza, ma come un'essenza vera e propria. Maria Lucia, quando tu mi hai spedito il tuo libro, mi hai chiesto: dimmi cosa ne pensi. E sono passati dei mesi e io non ti ho ancora risposto. Ti rispondo qui. Sono alla terza rilettura e ogni volta trovo qualcosa di nuovo, trovo un aspetto diverso che non avevo colto nella prima lettura, quindi rassegnati, ce ne vorranno altri, te lo dirò. Sicuramente è un approccio del mondo del cavallo che non ha fiorellini, non ha nuvolette, è fatto di cavallo, è fatto di realtà. Cosa hai voluto trasmettere con questo volume? Ma non lo so cosa ho voluto trasmettere, ho voluto raccontare da una parte cos'era quello che io avevo intuito del cavallo, la prima parte dove parliamo, che è una parte infinitesimale di quello che probabilmente è il cavallo e di quello che speriamo persone più esperte di me riescano a intuire. La seconda e la terza parte riguardano più le proiezioni umane su di lui e lì io volevo far risaltare l'ambivalenza profonda che noi abbiamo da sempre, da millenni, nei confronti dei cavalli. E siccome resto una strizza cervelli, sono convinta che se noi non prendiamo consapevolezza delle nostre ambivalenze nei confronti dei cavalli, quella che Jung definirebbe la nostra zona ombra dell'anima, non riusciremo a venirne a capo e i discorsi sul benessere saranno sempre chiacchiere che non portano a nulla. E siccome io ho giurato a un cavallo che è stato il colpevole di avermi infilato in questo vizio di scrivere che avrei protetto i suoi simili, è quello che vorrei fare. Mi sembra già così presentata una cosa che ha motivazioni molto forti e che secondo me incuriosisce anche molto rispetto al tuo libro. Ecco, abbiamo parlato di benessere di cavalli, abbiamo parlato di ambivalenza del cavallo e io vorrei ricordare che io ho conosciuto Annalisa Parisi in un momento in cui nella sua zona c'era stato un grosso problema, mancava il fieno per i cavalli e con Marta Fusetti ci siamo messe in macchina e siamo partite ovviamente con quello che si poteva portare con una macchina. Da lì è nata poi una buona intesa su quello che per noi rappresenta il mondo del cavallo ed è andata avanti finché è arrivato questo discorso sulla biodiversità che Annalisa già promuoveva da tempo. Non è la moda anche in questo caso, bensì un tema molto sentito. Allora, è un discorso di cultura, perché la biodiversità oggi, un po' come i temi della sostenibilità, se ne parla tanto, però poi sostanzialmente bisogna capirla e capirla dal profondo. Per iniziare a capirla dal profondo bisogna sicuramente partire dalla base. E la biodiversità in realtà è tutto ciò che ci circonda, è l'insieme degli esseri viventi, è l'habitat in cui crescono, si sviluppano, si selezionano e quindi tutto ciò si riconduce con quello che diceva, si ricollega con quello che diceva Lucia Galli, è un discorso intrinseco con la nostra essenza.
capire la biodiversità è un discorso che andrebbe promosso nelle scuole. Noi dobbiamo far crescere i ragazzini da bambini con questi sono valori sostanzialmente, e sono valori che noi in Italia abbiamo il piacere e la fortuna di poter veramente ammirare dalla finestra, perché ci sono zone che noi, nelle quali facilmente raggiungibili, nelle quali abbiamo dei tesori di biodiversità a portata di mano, e questo va promosso in tutti gli ambiti della nostra vita. Dal punto di vista culturale, dal punto di vista divulgativo, dal punto di vista scolastico, perché è osservando la biodiversità che poi possono venire idee e può venire un moto interiore che ci porta inevitabilmente a rispettarla, la biodiversità, perché la biodiversità fa parte di noi. Ecco, la domanda adesso passa a Marta Fusetti, che dal dressage, dal salto ostacoli e da un punto di vista abbastanza differente ha incontrato un giorno questa osservazione diversa del territorio di cui parlava Annalisa, e ha iniziato anche lei a fotografarla, la biodiversità, che propone tra parentesi in questo calendario, anche lui appena uscito dalla di stampa, in cui si parla di questi cavalli. Io so che Marta aveva già fatto dei lavori importanti non a sfondo sportivo agonistico, quando per esempio aveva fotografato in Okota negli Stati Uniti, dove ha avuto la fortuna di vivere per qualche tempo, e adesso questi cavalli. Cosa ti dicono questi cavalli quando li fotografi? Fotografare il cavallo significa fotografare sia in ambito sportivo il cavallo in tutte le sue declinazioni, quindi tanto sport, ma accanto allo sport ci sono i cavalli che sono TPR, Murgesi e così via, piuttosto che i Wild Mustang, che vabbè, era il sogno della mia vita fotografarli, immortalarli e fare un reportage che tra l'altro Cavallo Magazine ha accolto e stampato qualche mese fa. È la completezza del mondo del cavallo, dal cavallo sportivo al cavallo che trovi in natura, al pascolo, sulle alture, in paddock. Ecco, quindi questo discorso di una circolarità di essenza del cavallo che comprende l'uomo, il suo rapporto, il territorio, punti di osservazione diversi. Io con degli ospiti del genere mi sento di affrontare un tema che in questo momento è molto sentito e che in qualche misura tocca ovviamente il tema del benessere, a cui siamo tutti molto legati, il tema della biodiversità e il tema di un territorio. Noi sappiamo che in Australia è passata recentissimamente una norma che consente l'abbattimento dei capi eccedenti in un determinato territorio con la tecnica dell'aerial shooting. Praticamente cosa succede? Non potendo raggiungere gli esemplari in cima alle montagne, vengono abbattuti selettivamente, dicono, direttamente dagli elicotteri. Ecco, al di là dell'orrore che a tutti noi chiamiamo il cavallo può fare questa cosa, proviamo a fare un passo oltre, e io chiedo ad Annalisa, partirei da te: può veramente una popolazione equina eccedente arrivare a compromettere una biodiversità? Perché questo è il motivo che ha portato gli australiani a prendere questa decisione. Allora, sicuramente bisogna capire una cosa. Allora, anche se una popolazione diventa eccedente, in qualche modo può essere contenuta attraverso dei progetti specifici. Quindi, prima ancora di arrivare a delle barbarie del genere, perché comunque io nel 2023, in qualunque posto, nazione dell'universo, trovo che abbattere degli animali dagli elicotteri, ma in generale abbattere degli animali così, sia una cosa vergognosa. Però sostanzialmente a monte ci dovrebbe essere un discorso di preservare le razze,
con eventuali anche location nelle quali accoglierli, perché se quei 25.000 cavalli lì non stanno bene, possono essere trasportati in altri posti e vedere la tipologia, visto le estensioni dell'Australia, che voglio dire sicuramente non è il paese nel quale vivo io, che sono 400 abitanti, e quindi voglio dire, no, io non vedo una decisione del genere, secondo me è semplicemente lo specchio di una cultura, di un territorio, di una non cultura del territorio. Io penso che con delle estensioni come quelle dell'Australia, credo che sicuramente potevano essere fatte altre scelte. Poi sulla perdita di biodiversità rispetto a una popolazione così invasiva, sicuramente c'è da capire che tipologia di impatto hanno su quell'ambiente, perché se è un ambiente fortemente desertificato, fortemente molto stepposo, chiaramente sono gli stessi cavalli che poi si allontanano in zone diverse, perché questo è, io un caso che mi ha veramente scioccato è stato il caso dei cavallini molto simili ai Prevalsky in Russia, che dagli anni 80, quando è successo il disastro di Chernobyl, dall'86 ad oggi, non solo hanno ripopolato quelle zone, ma sono risultate geneticamente resistenti a tutti quegli impatti radioattivi che ci sono stati dopo l'esplosione di una centrale nucleare. E così come i cavallini di Chernobyl, perché è un po' meglio, un po' più di un Prevalsky, sostanzialmente è rinata la vegetazione, sono rinate moltissime specie che erano completamente estinte, per cui io sinceramente queste cose così invasive, indipendentemente dal posto in cui ci si trova, dalla nazione e quindi anche dalle normative, li trovo sinceramente una cosa impossibile, cioè inaccettabile, per me inaccettabile. Allora, l'obiezione che è stata sollevata da molti è che, essendo una popolazione di 27.000 esemplari in una zona piuttosto circoscritta, il danno è anche per i cavalli stessi. Perché... Poveri signori che si preoccupano per i cavalli, quindi per non farli soffrire gli spariamo da un elicottero, mi sembra una soluzione degna della miglior razza. No, io credo che le comunità in natura dei cavalli vadano assolutamente difese e protette. E diceva giustamente Annalisa, possono venire spostati in altri territori se quel territorio diventa eccessivamente piccolo. Poi bisognerebbe capire pure gli altri equilibri ecologici come stanno messi, perché i cavalli in natura avevano dei predatori che fanno parte del gioco naturale del mondo. Sono spariti, hanno fatto fuori con gli elicotteri anche quelli? Cioè, ragazzi, non sta in piedi questa storia. E questo io credo, ma qui volevi arrivare, Liana, dobbiamo stare molto attenti a quei nuclei di cavalli che vivono in natura nel nostro territorio, che è un territorio piccolo, ma che possono essere oggetto, per esempio, di studi etologici. Perché io mi sono sentita invitare in un posto a studiare l'etologia dei cavalli che vivono in branco in un centro ippico. No, non ci siamo. Il cavallo in natura devi capire come funziona, e quindi il riferimento lo sai a qual è, ma ti lascio la parola. Arguta, pungente, Maria Lucia la conosciamo, però ti faccio un'altra domanda. Non è che tante volte, e vale anche per Annalisa ovviamente, in questa gestione delle cose della natura noi pigliamo un atteggiamento un po' troppo autoreferenziale e antropocentrico? Io temo che dai tempi di Adamo che va avanti questa storia. Da quando abbiamo deciso che, cioè la Bibbia ci racconta che è stato Adamo che ha dato il nome agli animali, no? Quindi nel momento in cui li ha nominati, li ha definiti. Certo, noi pretendiamo di intervenire a gamba tesa in realtà che dovremmo invece imparare a rispettare e dalle quali forse dovremmo anche prendere esempio per le nostre cose umane, che non mi sembra che vadano granché di questi tempi.
Annalisa, sempre sul tema della biodiversità, come stiamo messi in Italia? Perché nella pubblicazione, nel libro che avete preparato, avete parlato di razze particolari che sono riconducibili a dei territori anche particolari. L'Italia è lunga. L'Italia è lunga e l'Italia è stretta. E sostanzialmente, allora, questo è solo intanto il primo di una lunga serie di volumi destinati appunto, per quello che abbiamo pensato noi, prevalentemente alle scuole, quindi deve essere di facile fruizione e soprattutto di impatto molto molto user friendly, ormai, come che si dice, per i social, per tutto ciò che è la tecnologia. Per cui noi abbiamo parlato di alcune razze che sono intimamente legate da un discorso culturale, di tradizioni. Tutto nasce dalla transumanza. La transumanza, al di là del fatto che nel 2019 è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi non è una cosa tangibile, non è un immobile, non è un'opera d'arte, è immateriale, quindi è cultura di tutti quanti noi. E se non, e partendo da lì, dall'Abruzzo, la Puglia, la Basilicata, la Maremma, nessuno racconta che il pastore maremmano abruzzese nasce come tale perché le greggi andavano tanto in Puglia, tanto in Maremma, e lì c'è stata chiaramente l'esigenza di accompagnare le greggi con questi cani. Quindi il cane, così come il cavallo, l'asino, le vacche, le pecore, fanno parte della nostra cultura. C'è un paesino sul Gran Sasso, Castel del Monte, che nel 1400 venne definito da Lorenzo dei Medici capitale della lana. È un posto dove oggi è complicato arrivarci, oggi con la macchina, nel 1400 cosa poteva essere? Eppure l'esigenza di dover pascolare a determinate altitudini ha spinto l'uomo e le sue mandri, armenti, greggi e tutto quello che seguiva fin lassù. Quindi che significa? Che sostanzialmente è un valore che lo ha accompagnato per migliaia di anni, e oggi conservare la biodiversità significa prenderne possesso in senso buono, cioè in senso non distruttivo o decisionale, ma in senso di rispetto. Parliamo tanto di benessere, anche in questo ambito rientra il discorso del benessere, perché il benessere è prevalentemente rispetto dell'altro. Quindi adesso che succede? Noi in Italia la situazione è sostanzialmente, grazie a un regolamento europeo, regolamentata in termini di conservazione della biodiversità. Per fortuna la normativa prevede che anche gruppi di allevatori possano decidere di conservare alcune razze per le proprie esigenze, che possa essere il pascolo, che possa essere proprio la manutenzione, semplice manutenzione dei territori, per far sì che la natura non prenda il sopravvento. Prima, fino all'avvento delle macchine, tutto quello che noi vediamo nelle nostre montagne, campagne, nelle colline, era un giardino, perché l'agricoltore, l'allevatore era custode di quel territorio. Oggi, ogni volta che piove, tutti in ansia, allerta meteo. Perché? Perché nessuno si occupa più dei territori, e gli animali sono domestici ormai, possono ritornare ad assolvere quella funzione. Perché sostanzialmente il territorio va manutenuto e soprattutto va gestito. Gli animali sono la cosa che più ci aiuterebbe in maniera naturale per stabilire un equilibrio che non debba essere per forza soggetto all'intromissione di macchine. Maria Lucia, qual è la linea del patto tra il cavallo che ci aiuta in maniera equalitaria e lo sfruttamento? Ma nel salto ostacoli, per esempio, io ripeto sempre una frase che mi disse Pierre Durand, che era un signore che insomma era medaglia d'oro individuale a squadre, non era proprio, e quando io gli chiesi cos'era per lui il maltrattamento, e lui mi rispose: chiedere a un cavallo quello che non è in grado di fare. E se noi riflettessimo su questo, già saremmo un passo avanti. Questo concetto potrebbe essere esteso anche a qualunque altro tipo di relazione con il cavallo, perché a volte noi chiediamo a cavalli che non hanno, per esempio, la struttura fisica di fare cose che sarebbe opportuno che non facessero.
E poi l'altra cosa che si dovrebbe fare, secondo me, è cominciare a guardare le cose dal punto di vista del cavallo. Qualcuno diceva oggi incontrare il diverso. Il cavallo è l'assolutamente diverso come relazione, perché non è un carnivoro. Cioè, con un cane noi ci capiamo, con un gatto ci capiamo meglio. Il cavallo è qualcos'altro e l'incontro con quell'altro ci dovrebbe insegnare a entrare in una mente diversa e a imparare la tolleranza. E qui lascio tanti puntini. Ecco, come avete capito, qui non si sta parlando di temi particolarmente leggeri, ma soprattutto si sta parlando di qualcosa che vede nella cultura per il cavallo, nella cultura per l'animale, nella cultura per il territorio, elementi fondamentali. Io chiuderei questo breve incontro ringraziandovi, perché è solo grazie a cose come quelle che state facendo voi, con i vostri libri, con le vostre foto, con i vostri punti d'osservazione, se realmente possiamo contribuire a creare e far crescere questa cultura. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie Liana, grazie a te.